Gossip Isola 2018, Paola e Francesco, una foto conferma l'incontro. Dopo l'ottava puntata dell'Isola dei Famosi 2018, Paola Di Benedetto documenta sui social di essere tra le braccia di Francesco Monte. Cancelletto Paola Di Benedetto e cancelletto Francesco Monte si sono finalmente riabbracciati dopo la fine dell'ottava puntata del cancelletto Isola dei Famosi 2018. Per l'ex madre natura l'esordio in studio con Alessia Marcuzzi non è stato dei migliori e infatti, dopo essersi accomodata di fronte alla conduttrice, ha dovuto fare i conti con lo spinoso Cannagate, assistendo anche alla sfuriata della padrona di casa contro Eva Edger. La giovane modella, confermando la sua estraneità ai fatti, ha poi ricevuto in studio una bella sorpresa da parte dell'ex tronista di Uomini e Donne. Francesco Monte, assente in studio proprio per colpa del Cannagate, ha voluto comunque confermare la sua vicinanza facendo recapitare a Paola uno splendido mazzo di rose rosse con tanto di bigliettino augurale. L'attore ha lasciato alla giovane il suo numero di telefono e visti i presupposti, pare che lei l'abbia utilizzato. Alcune ore fa infatti, tra le storie su Instagram della modella, il primo scatto di coppia. Isola, Francesco e Paola, è nata una coppia. Qualche tempo fa, in attesa di riabbracciare la sua Paola, proprio l'ex tronista aveva parlato di Cecilia Rodriguez, considerandola la storia più importante della sua vita. Nonostante questo, la speranza di Francesco Monte risiedeva nella volontà di creare con la Di Benedetto qualcosa di molto più forte. Entrambi reduci dalla fine di due importanti relazioni d'amore, dopo essersi conosciuti sull'Isola dei Famosi hanno immediatamente evidenziato di avere molto feeling, fino a regalare un passionale bacio a favore di camera. La loro frequentazione è stata bruscamente interrotta per colpa di Eva Edger che ha sollevato la questione del Cannagate. Francesco Monte infatti, dopo le accuse della Edger è stato costretto a fare ritorno in Italia per potersi difendere. Paola Di Benedetto poi, ha affermato in più di una occasione di sentire molto la mancanza del ragazzo. Nonostante il Cannagate abbia monopolizzato l'attenzione, l'ex tronista di Uomini e Donne ha preferito non parlare dell'argomento per poterne discutere in tribunale. Nel frattempo l'ex madre natura, finita la sua ospitata nello studio dell'Isola dei Famosi, è voluta correre dal suo nuovo fidanzato, ancora la relazione non è stata ufficializzata, per riprendere da dove avevano bruscamente interrotto così come dimostra il divertente scatto social postato dalla vicentina, subito dopo le battute finali del programma Mediaset.